con vero piacere e con sommo onore che sono qui stasera a presentare il grande professore Francesco Sabatini, a cui dedichiamo subito un applauso meritatissimo. E per la verità, ecco, il professore non ha bisogno di una vera presentazione, in quanto è riconosciuta la sua fama di linguista, filologo, lessicografo e presidente onorario dell'Accademia della Crusca, nonché celebre volto televisivo per quanti di voi amano seguire anche la televisione. Quindi la domenica mattina è un appuntamento immancabile e lui è lì a risolvere i nostri dubbi linguistici. Quindi su cui invece vorrei soffermarmi è un'altra dote del professore che ho avuto modo in questi anni di profonda conoscenza di apprezzare. È una dote rara al giorno d'oggi, perché molti uomini di cultura hanno soprattutto, ecco, questo modo di porsi che non è prettamente umano, tra virgolette. Invece la sua dote principale è questa capacità comunicativa e questa sua semplicità nell'arrivare a tutti, agli adulti, ai docenti, ai ragazzi, ai giovani soprattutto. Ricordo con piacere in particolare una giornata trascorsa, tra le tante, al liceo Berto di Vibo Valentia, durante la quale lui ebbe due incontri, una al mattino con le studentesse e gli studenti e l'altra il pomeriggio con i docenti, su una tematica uguale. E la cosa più sorprendente è che riuscì ad arrivare realmente a tutti utilizzando un linguaggio diverso, e questo, ecco, dimostra la sua grandezza. Quindi il contenuto di entrambe era lo stesso, ma le parole e il tono completamente diversi. Proprio per questo riesce ad entusiasmare e ad emozionare tutti. E allora, affinché lui possa emozionare ed entusiasmare anche noi, io cedo subito la parola al grande professore e lo ringrazio ancora una volta, dopo aver ringraziato anche il dottor Rubettino per l'occasione del momento. Grazie. Buonasera a tutti, buonasera signore e signori, buonasera signori Rubettino. Com'è? Che questo vibra, se l'appoggio, mettiamolo. Uso questo, se no si fanno concorrenza tra loro. Benissimo, quello magari spegnilo, perché se no concorrono. Beh, le presentazioni mettono in imbarazzo, perché promettono e poi bisogna tenere fede a quello che è stato promesso dagli altri. Ringrazio però la cara amica professoressa e preside Teresa Goffredo, che ho conosciuto ormai da anni attraverso un anello di scuole dal Veneto, attraverso il nome Berto eccetera. Sono qui anche tre professori del Veneto che saluto caramente, perché formano ormai un gruppo insieme con la collega Goffredo, e con loro discutiamo molte questioni che riguardano la scuola, i giovani, l'educazione, la lingua come fattore fondamentale dell'esistenza, dell'organizzazione della società e organizzazione della vita del singolo individuo. E il mio mestiere, ho avuto questa fortuna di scegliere, non so come, questa strada che mi riempie di gioia, di riflessione, di scoperta, eccetera, che cerco di comunicare agli altri, specialmente ai ragazzi nella scuola. La scuola è nata specialmente specificamente dopo l'invenzione della scrittura. Una volta che circa 5.000 anni fa è stata inventata la scrittura, si è dovuto creare un'istituzione per insegnare al cervello, che ne faceva a meno fino a quel momento, un'altra via per usare la lingua, ma di questo magari parleremo dopo. E occuparsi di questo argomento e
certamente una fortuna, lo riconosco, perché ci sono scienze del linguaggio che scoprono cose molto importanti giorno per giorno. Io cerco di trasmetterle a scuola, cara preside, amica e cari amici venuti da Mogliano Veneto. Dunque, il viaggio delle parole, complimenti naturalmente per questa iniziativa di questo festival. Ormai molti di questi incontri si chiamano festival, perché no? C'è qualcosa di allegro in questa parola, in modo da poter trasmettere a un pubblico più vasto e in maniera, se non leggera, perlomeno così divertente, stimolante, una serie di argomenti, di riflessioni. Le parole sono il mio mondo, ma sono il mondo di tutti, e parlare un po' del viaggio delle parole che viaggiano. Come viaggiano? Viaggiano attraverso le persone che le usano, sia parlando. La lingua si sono trasmesse attraverso il globo terracqueo molto prima della scrittura, spostandosi le persone e quindi comunicando. Ma viaggiano anche dentro di noi. E chiunque si sofferma un momento a pensare qualcosa, qualsiasi, non fa che produrre parole con se stesso, e le sente rimuoversi dentro e le tira fuori. Naturalmente io alternerò alcune riflessioni su questo viaggio interiore delle parole dentro di noi, come nascono in noi, come poi affiorano alla nostra coscienza, ma parlerò anche in termini più concreti di un paio di parole di cui l'etimologia e la storia è molto sorprendente. Ne enuncio subito una. Su questa parola si è discusso parecchio in campo storico-linguistico, sono usciti anche dei libri. Una parola che vi sembrerà leggera, leggerissima, ma è stracarica di storia. È la parola ciao. Alcuni avranno letto, sentito qual è la storia di questa parola, io la riassumerò. Chi non ne ha mai sentito si sorprenderà, dice: una parolina così semplice, un gesto così esce dalla bocca senza sforzo, eccetera, che storia vuoi che abbia? E invece stracarica di storia, la farò dopo. È meglio però insistere un po' prima su questo altro aspetto del viaggio interiore delle parole, o meglio, come si sono formate le parole, le lingue, che sono un insieme di parole. Anche di questo ormai le scienze antropologiche e soprattutto neurologiche, perché le parole sono nel cervello, gli scienziati del cervello stanno dicendo cose molto importanti per le lingue. Però sono millenni forse che scrittori, filosofi pensano di spiegare come si sono formate le lingue, cioè come nasce una parola. Naturalmente le possiamo inventare ogni giorno, ognuno di noi, specialmente i bambini. Fino all'età di 6-7 anni inventano parole, stanno entrando nel mondo della comunicazione, ne sentono, ne imparano una certa quantità, sono spinti fortemente dal desiderio di comunicare agli altri e inventano parole. Ogni bambino ne ha inventata qualcuno, si inventa un personaggio o un modo di dire che non si sa cos'è. Quindi c'è un impulso interno, spontaneo, naturale, a produrre dei suoni che formano poi una parola. Più scientificamente possiamo spiegarlo in questo modo. Intanto una riflessione ovvia: le parole appartengono solo agli esseri umani o anche agli animali? È una questione dibattuta da molto tempo, specialmente se si riflette sui pappagalli. Dice: ma quelli pronunciano le parole come noi? No, imitano dei suoni,
sentono delle parole, li imitano, ma non sanno cosa significhi, eccetera. Quindi eliminiamo il dubbio che anche gli animali formino parole, però emettono voci, questo sì. Cani, gatti, cavalli, pecore, leoni, eccetera, emettono, perfino i serpenti emettono dei sibili, quindi c'è qualcosa di comune con gli animali che hanno una bocca o altri organi con i quali emettono ronzii. Ma l'essere umano si è evoluto attraverso decine di migliaia o centinaia di migliaia di anni, eccetera, specialmente dopo che si è messo in piedi, e questo è importante perché si è allungata la laringe. Io dico sempre a scuola, la professoressa lo sa, professori di scienze, spiegate meglio voi che cos'è la lingua, perché appartiene al corpo umano, ci vuole una conoscenza di come siamo fatti anatomicamente per capire la lingua. Ma facciamola breve. L'essere umano, come tanti altri animali, è dotato dei cinque sensi. Con i sensi noi vediamo, tocchiamo le cose, ci ragioniamo anche sopra con i sensi, toccandole specialmente. Fin qui però non c'entra la lingua. Cosa ha scoperto l'essere umano evolutosi attraverso queste centinaia di migliaia di anni, eccetera? Che questi suoni che escono spontaneamente dalla trachea quando passa l'aria li possiamo modulare con la bocca. È tutto qui il passaggio verso la lingua. Noi emettiamo suoni perché i fasci muscolari che sono lo sbocco della trachea, ci sarà qualche medico qui che lo può dire più precisamente di me, questi fasci, se sono tesi, vibrano come le corde di una chitarra, di un pianoforte, eccetera. Ma sarebbero suoni monotoni, cioè di un solo tipo. Muovendo la lingua, allungando la bocca, le labbra, facendo passare il suono anche attraverso il naso, si articola, diventa a, u, p, l, signora. Quando l'essere umano, nel corso dell'evoluzione, concetto fondamentale, ha potuto cominciare a pensare che modulando questi suoni poteva indicare simbolicamente le sensazioni che provava toccando, vedendo, annusando, gustando, eccetera. E allora vedo una cosa, ho un'impressione, emetto un suono e indico quell'emozione, quella cosa. Insomma, grosso modo le lingue si sono formate così. E quindi abbiamo formato delle parole dentro di noi. Ecco il viaggio interiore, possiamo dire, della parola. Col passare del tempo naturalmente si sono organizzate queste parole, si è costruito tutta una sovrastruttura, nomi maschili, nomi femminili che non hanno nulla a che vedere con il genere maschile e femminile degli esseri, eccetera. Perché la carta è femminile e l'incastro è maschile? Boh, sì, c'è tutta una tradizione, ma non ha nessun senso particolare. Però muovendo, organizzando i suoni, si sono formate questi gruppi di suoni, diciamo che sono le parole: acqua, pane, vino, sole, giorno, notte, bello, brutto, eccetera. Le abbiamo formati molto semplicemente articolando le parti della bocca. La bocca è nata per mangiare e respirare. Escono i suoni, l'essere umano ha detto utilizziamola anche come una tromba, ecco, e ha prodotto le parole. E questo è stato un passo enorme di invenzione, quindi un fatto culturale, non naturale, che noi osserviamo riproporsi in ogni bambino. Il bambino nasce, se ha l'orecchio sano, riceve queste parole, le imita e piano piano fa, in un anno, due, il lavoro che la specie umana ha fatto in
100.000 anni, 200.000, questi di tempi non sono definiti, ma certo ci è voluto molto tempo. Ogni individuo ripete nella propria esperienza da bambino, da neonato in poi, dal momento in cui nasce, questa esperienza di modulare, imparare prima i suoni, poi provare a muovere la lingua, le labbra e articolare i suoni e produrre parole. È un viaggio delle parole che parte dai sensi, affiora alla coscienza e ci permette di descrivere quello che vediamo, quindi per tutti di conoscere il mondo per proprio uso. Ma la conoscenza per proprio uso non avrebbe molto peso e significato se non servisse anche a comunicare con gli altri. Sono inscindibili queste due facce. Usare i suoni per individuare i bambini che parlano da soli sono una meraviglia, giocano e parlano da soli. Anzi, all'inizio nemmeno parlano, ma muovono, come si esercitano a muovere, eccetera. Quindi c'è una funzione puramente cognitiva, emettendo quel suono individuo un oggetto, una sensazione, esprimo un desiderio e lo comunico. Comunicare è molto importante perché si collabora, c'è il riscontro dall'altra persona, la soddisfazione di sentirsi collegati. La funzione sociale, cognitiva e sociale della lingua sono inscindibili. Conoscere per un proprio uso non avrebbe prodotto il vero linguaggio. La comunicazione poi lo ha sviluppato. E allora questo viaggio interiore delle parole, per concludere questo argomento, in che consiste? Nel percepire il mondo, tutto quello che c'è intorno, naturalmente, da vicino, con i sensi, elaborare dei simboli fonici prima, la scrittura è venuta molto dopo, e in questo modo individuare le cose e poterle comunicare. Specialmente quando questo individuare e comunicare serve a soddisfare bisogni. C'è sempre una finalità pratica in tutto questo comportamento, in tutti gli atti della vita, per organizzare meglio la vita e quindi costruire la capanna, pescare i pesci, sapere dove si trova la selvaggina, cose di questo genere. La lingua è servita a scopi pratici. E già intanto questo riflettere sul fatto che la vita degli animali superiori ai quali apparteniamo noi e dei primati, la grande famiglia delle scimmie a quale apparteniamo, a questa risorsa per conoscere e comunicare è una grande scoperta. Quindi la parola è dentro di noi. A questo punto è appropriata la lettura di una piccola poesia di un poeta italiano moderno, Mario Luzi, che parla proprio della parola, del suo significato e delle cose. Come sapete bene voi docenti di scuola, la poesia moderna sembra molto difficile, ermetica, astrusa, questi poeti moderni, tanto bello, quei poeti che dicevano chiaro e tondo, t'amo più bove, mito il sentimento di amore, oh, quello era chiaro. Prendi Ungaretti, prendi Mario Luzi, oddio, ma che dipende, Sanguinetti, non ne parliamo. Momento, bisogna andare a fondo in tutta una serie di questioni di comunicazione, di quello che il lettore deve interpretare in un testo che nasconde dei significati. Quindi leggo una di queste poesie che a prima vista un po' è breve, però. Mario Luzi, 1985, questa sua poesia, rivolta alla parola. Vola alta, parola,
cresci in profondità. Bello questo. La profondità è qualcosa che va in giù, e lui usa il verbo crescere in spessore, in profondità. Tocca nadir e zenit della significazione, cioè i punti estremi in una direzione, in un'altra, di tutto ciò che può avere significato. È rivolta alla parola, già che talvolta lo puoi. Sogno che la cosa esclami nel buio della mente. Beh, un bel intreccio di concetti. Cioè lui sogna che nel buio della propria mente la cosa, ciò che noi tocchiamo, a cui poi diamo un nome, si rivolga alla parola e dica alla parola: vai, vola, muoviti, esprimi mille significati, eccetera. Però, questo è molto bello, non separarti da me, dalla cosa. È la cosa. Quindi immaginiamo anche un sasso che dica alla parola sasso: vai, vai, parola sasso, gira dappertutto, esprimi chissà quanti significati, ma non separarti dal riferimento a me, sasso, cosa, perché è la parola che parla attraverso il poeta. Non arrivare, ti prego, a quel celestiale appuntamento. E qual è questo celestiale appuntamento? Della conoscenza più ampia possibile. Non arrivare a questo punto estremo della conoscenza da sola, senza il caldo di me, cioè senza il contenuto di significato che è riferito all'oggetto. L'oggetto, il significato, la parola che esprime il significato di quell'oggetto. Ho detto il sasso per prendere una cosa la più inerte possibile di fronte a noi. O almeno, dice, senza il mio ricordo, sii luce non disabitata trasparenza. Beh, certo, bisogna distillare queste parole, spiegarle, soffermarci, non è come tamo più bove, povero Carducci. Ma cosa ha voluto dire il poeta con questa riflessione molto sottile? Si sofferma sul rapporto che c'è tra le cose che ci sono intorno e l'essere umano che, per conoscerle, per indicarle e per usarle, le ha dovuto nominare e ha creato la parola sasso. Però attenzione, è una riflessione molto profonda: se noi stacchiamo la parola dal rapporto con la cosa, cioè con il significato che io, che uso le cose, do, la parola è una trasparenza senza significato. Diventeresti luminosa, sì, ma senza corpo. Mi sono soffermato su questo testo perché far parlare i poeti, cosa molto difficile, cioè interpretare quello che dicono, ogni interpretazione di un testo poetico è variabile da soggetto a soggetto. Beh, chi è il conoscitore più profondo del valore delle parole? I poeti. E gli scienziati che per un'altra via cercano di spiegare come nel nostro corpo, nella nostra persona fisica, si sia formato questo meccanismo di significazione. Tutte le scienze dell'uomo, da sempre, si può dire, attraverso la filosofia prima, più intuitiva che concreta, attraverso le scienze del corpo umano, che parlano molto di percezione attraverso i sensi e di processo di simbolizzazione fonica, poi la scrittura è venuta dopo, eccetera, non saremmo quelli che siamo. La lingua quindi ci dà questa possibilità, questa capacità, questa potenza di significare.
E questo avviene dentro di noi, avviene in ogni individuo dalla nascita in poi, è avvenuto secondo queste ricostruzioni, ma anche secondo queste folgorazioni dei poeti, è avvenuto in tutta l'esperienza della specie umana. Gli animali hanno i suoni, comunicano tra loro, ma non così dettagliatamente come noi, perché la conformazione del cervello è diversa, non è così raffinata, non si è sviluppata una certa area che gestisce questo processo di noi. Dunque, il viaggio della parola dentro di noi, cioè come la parola accompagni la nostra vita giorno per giorno per conoscere, comunicare e quindi dare significato alla nostra esistenza nel luogo e con le persone con cui viviamo. Naturalmente queste parole poi passano da persona a persona, si formano, diciamo così, e si deformano attraverso il passaggio, non è che resti immobile, lo sappiamo. Dal latino all'italiano le stesse parole hanno subito molte trasformazioni e ogni trasformazione indica un passaggio, passaggio attraverso un'altra lingua, attraverso l'uso di altre persone, attraverso esperienze diverse. Ecco allora che si forma per effetto di quel processo fisico, sensoriale e cerebrale, e poi le usiamo in contesti ambientali diversi, durano migliaia di anni anche senza la scrittura. Quante parole hanno forse 100.000 anni? Per gli ultimi 3.000 la scrittura ci aiuta a spiegare l'origine, prima non possiamo che fare vaghissime idee. E prendiamo una di queste parole, ciao. Lo sapete che cosa significa questa parola come etimologia? È sì un saluto accompagnato spesso dalle dita che fanno così. Volendo rendere proprio alla lettera il significato di questa parola, significa: io mi dichiaro tuo servo. Ma dici, ma no, ciao, l'ho letta così. Sì. Significa questo. Ma com'è nata? Allora ecco la storia delle parole. È un lungo viaggio di questa parola. Bisogna partire dall'esistenza del popolo slavo in tante famiglie, polacchi, sloveni, croati, bulgari, eccetera. Sono popoli di una grande famiglia, il popolo slavo. Questo popolo fa parte di una grande famiglia delle lingue indoeuropee, è venuto a contatto di solito conflittuale con i germani, altra grande famiglia di lingue germaniche, tedesco, anglosassone, scandinavo, eccetera, eccetera, anzi scandinavo, bisogna dire, l'altra famiglia. Bene, propriamente le popolazioni tedesche che venivano a contatto con gli slavi li facevano prigionieri e se ne servivano come servi per allevare animali, come servi. E il nome slavo ha preso il significato, quindi indicava una popolazione, ha preso il significato di servo. Negli ultimi tempi, tra noi, nelle nostre popolazioni, si sono verificati fenomeni del genere, poi torneremo alla parola, al caso degli slavi, per cui avere una persona filippina venuta per miseria, per eccetera, e qui dice: ho il mio filippino che mi aiuta, cioè ho un servo. E la parola filippino ha assunto il significato di servo. I germani, catturando gli slavi, li facevano servi e dicevano: io ho il mio slavo. Qualcosa del genere però è accaduto anche nel Veneto, specialmente a Venezia.
Grecia era una grande potenza marinara, commerciale, eccetera. Catturavano gli slavi che erano a portata di mano e li facevano servi per tutte le attività. Potevano trattare bene e male, ma servi. Allora i veneziani in particolare hanno cominciato a dire: ho il mio slavo che mi pulisce i piatti, fa il bucato, alleva gli animali, non lo so, eccetera. Avere lo slavo. Questa parola slavo ha un iniziale sl che nella pronuncia dei dialetti derivati dal latino è piuttosto difficile. Si è inserita una c, velare, sclavo. Quindi pronunciano, invece di pronunciare slavo, l'hanno pronunciato sclavo, da cui la parola schiavo. Quindi schiavo è derivato da slavo, in quanto lo slavo era tipicamente un servo o dei tedeschi o dei veneziani. Adesso restringiamo il caso ai veneziani. Nel dialetto veneziano questo nome slavo, sclavo, a un certo punto è diventato schiavo, significava appunto servo. E si usava questa espressione: io sono il tuo, quindi come forma gentile, non più come indicazione di un asservimento. Io sono il tuo slavo, io sono il tuo schiavo, quindi mi dichiaro tuo servitore, come forma di saluto. Quindi un gesto cordiale, cortese, gentile. La parola è entrata in una sfera di significati di gentilezza. Anche perché questa espressione, io sono il tuo schiavo, ricalcava un'espressione già latina che ancora esiste nel popolo, nei germani in Austria, servus. Quando si va in Austria si sente che le persone si salutano tra loro con una parola latina, servus, e basta, cioè mi dichiaro tuo servo, sono a tua disposizione. Vedete quanti significati derivano. Ma partendo dal caso di Venezia, schiavo, schiavo tuo, era diventata formula di saluto gentile, deferente. E questa parola piano piano si è diffusa oltre il Veneto, in Lombardia, nell'Italia centrale, nel 600-700 soprattutto. Perché la potenza di Venezia nel 600-700, commerci, porti in tutta l'Italia, in tutto il Mediterraneo, portava i veneziani un po' dappertutto. Quindi questo saluto alla veneziana cominciava a diffondersi. E si diffondeva anche attraverso il teatro, perché nel teatro si rappresenta la vita reale. Quindi c'erano formule di saluto che entravano nelle battute di dialogo del teatro. E il teatro, si sa, cammina, perché le compagnie teatrali andavano di città in città, dal nord al centro al sud, eccetera, e portavano questa parola. Fin qui la diffusione della parola schiavo, un po' modificata, perché anche pronunciare schiavo o schiavo ai veneziani riesce fuori del Veneto. La parola è stata ulteriormente semplificata in ciao, 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 eccetera. C'è un particolare da aggiungere prima di venire alla storia più recente e vedere come questa parola ha viaggiato nel mondo intero. Perché la parola, il saluto ciao, è accompagnato da questo gesto che piace tanto a tutti noi e ai bambini? A un anno e mezzo, se noi facciamo ciao, il bambino si abitua a fare così. Come si può spiegare questo gesto? Potrebbe essere questo, naturalmente, o un altro. Ma perché proprio questo chiudere? È stato spiegato in un modo molto
Vabbè, chi l'ha spiegato? Un giovane studioso, più giovane di me, un allievo, Nicola De Blasi, che ha trovato una spiegazione molto convincente. Quelli che venivano catturati e venivano resi servi, schiavi, avevano i polsi incatenati. Quando uno ha i polsi incatenati, per salutare una persona, specialmente se la catena ti tiene le braccia, non può che fare con le dita. Quindi è il gesto di saluto che può fare chi è incatenato, come appunto lo schiavo. Vedete quanta storia dietro questo. Ciao, ciao! Questa parola si è diffusa abbastanza in italiano. Ma quando ha fatto il salto in tutto il mondo? Beh, qui certamente qualcuno ci arriva facilmente. Attraverso una canzone di Modugno. Ciao, ciao bambina. Veramente la canzone aveva un altro titolo, Piove. Tutta la scena e poi in questa canzone ciao ciao bambina eccetera eccetera, questo ritornello ciao ciao bambina con la capacità e l'effetto di Modugno e i dischi e la televisione e il cinema ha avuto un lancio enorme, è diventata la formula di saluto più breve, confidenziale, ma la canzone l'ha accompagnato a lungo questo 1983 mi pare. Piano piano è diventato la formula di saluto più sbrigativa, cordiale, confidenziale. Ciao non lo diremmo a un superiore, però i giovani a questo punto ne hanno fatto la loro parola di saluto universale, tanto che possono dare il ciao a chi gli pare. E non è una, di per sé una brutta faccenda. Proprio i giovani hanno diffuso questa parola italiana, veneziana, che fa riferimento al nome etnico degli slavi, vedete che percorso eccetera, attraverso i loro viaggi, le vacanze all'estero con altri giovani. Quindi è diventata la parola tipica della vacanza tra i giovani, degli intrecci d'amore che si svolgono durante una vacanza, una settimana al mare e poi, vabbè, una settimana anche d'amore e poi ciao. Questa parola ha girato l'intero mondo. È entrata forse in tutte le lingue del mondo, Asia, America, Europa, Africa, eccetera. È la parola italiana che ha superato forse la diffusione di un'altra parola, della quale anche parlerò, pizza. E quella è legata a un oggetto ben preciso, c'è anche quella una lunga storia. Ma guardate come una parola con la sua storia ci possa rivelare infiniti fatti attraverso secoli, in questo caso non molto lontani, perché il rapporto tra Germania e Slavi lo possiamo collocare nei primi secoli del Medioevo, insomma, 1500 anni fa, il contatto tra i veneziani e gli Slavi, Venezia sorge intorno ottavo, nono, decimo secolo, si forma come potenza nel dodicesimo, tredicesimo secolo, quindi è una parola che da Venezia si è irradiata nel resto d'Italia non più di 500 anni fa. Ma poi le canzoni, veicolo importante, e l'essere diventata la parola più confidenziale, più calda anche per effetto dei suoni, c'entra molto nelle parole l'effetto puramente fonico, è semplice, e sono due sillabe o una secondo come le pronunciamo, è molto sonora, c'è la palatale c
e due vocali, a o, cia o. Beh, e questo rende la parola veloce, immediata, si imprime facilmente e soprattutto il saluto tra i giovani l'ha resa mondiale. Veniamo all'altra parola, pizza. A parte lo scherzo che si può anche fare associandole, come finisce una storia di amore sulle spiagge calabresi? Con una pizza, ciao. Spesso le due parole sono associate. Stasera ci facciamo una pizza e ciao. Va bene. Pizza ha tutta un'altra storia. Anche questa è diventata alla fine una parola italiana mondiale. Questo ha impegnato molto gli studiosi per cercare di capire all'origine cosa c'è. E proprio nelle regioni italiane meridionali si trovano tutte e due le forme, pizza e pitta. In Calabria c'è pitta e anche in altre regioni meridionali c'è la pitta e la pizza. È la stessa parola. Ma come mai da pitta si è formata un'altra forma che indica poi una particolare forma? E su questo si sono versati fiumi d'inchiostro di ricerca. E tanto si è visto che la parola pitta, che indica una schiacciata di pasta, senza condimenti sopra, anche una pura e semplice schiacciata, questa parola e questo oggetto sono diffuse in tutto il Mediterraneo meridionale, dai Balcani al Medio Oriente, alla costa araba africana e a tutta l'Italia meridionale, dall'Abruzzo in giù. C'è pitta, che indica, con alcune varianti, indica questa base. E naturalmente si è scoperto anche che da fonti antiche questa base di pasta cotta al forno serviva anche da piatto per metterci sopra altri ingredienti. Nell'Eneide si racconta che i troiani, fuggendo da Troia, venendo verso l'Italia, eccetera, avevano ricevuto una profezia che quando cioè avevano finito tutte le altre, gli altri cibi, gli altri alimenti e per fame si sarebbero mangiati questa crosta, significava che erano arrivati dove dovevano fermarsi. Quindi questa schiacciata serviva da piatto che quando proprio non c'era più niente si mangiava. E questa è la pitta. Quando e come diventa pizza? E poi si arricchisce di tante altre. Ci sono molti studi. Riassumo. L'ipotesi nella quale io credo di più è questa. Nel Medioevo, nell'Italia meridionale, si incontrarono le popolazioni latine, le popolazioni bizantine che parlavano greco, diciamo, e le popolazioni germaniche dei Goti e dei Longobardi. Specialmente nell'entroterra campano, Benevento, Avellino e più su fino a Spoleto, c'erano i ducati Longobardi. Ora, nella lingua germanica dei Longobardi, quando venivano loro a contatto con un'altra lingua, dove c'era una doppia T, la pronunciavano doppia Z. Quindi, questo è noto dalla filologia germanica, i romani, le popolazioni romane che avevano ereditato questo prodotto da epoche molto antiche, qualcosa di 15.000 anni fa si pensa sia arrivata la pitta nell'Italia meridionale, nei territori del Mediterraneo, producevano la pitta, ma i Longobardi che da Benevento andavano a comprare questa pitta, eccetera, probabilmente la chiamavano pizza.
E quindi forse la trasformazione di pitta in pizza che si documenta nel territorio campano dal X secolo, campano, beneventano, spoletino, tipico territorio beneventano, longobardo, probabilmente la forma pizza è dovuta a questo incontro tra romani e germani, ancora una volta, i longobardi. Naturalmente la pizza, perché si trova in un documento del 966 a Napoli, già la forma pizza, evidentemente compravano queste, anzi di più, cosa un po' curiosa, le pitte di grandi dimensioni si usavano anche per pagare gli affitti delle terre. Ci sono contratti nei quali dici: ti do questa terra in affitto, mi devi dare 2 prosciutti e 30 pizze l'anno. Evidentemente erano utili perché si conservavano a lungo, servivano per metterci tanta roba sopra. Però erano senza pomodoro, questo è ovvio. Forse c'era la mozzarella, perché anche la mozzarella è un prodotto germanico, badate, l'allevamento bovino viene con i germani. Certo avranno usato queste piattaforme per metterci sopra qualcosa, non certo il pomodoro, perché quello arriva con la scoperta dell'America. Ma si facevano anche le pizze farcite. Un documento, anche questo napoletano del 1380, parla di una pizza di San Martino. Io non so se questa tradizione ci sia anche in Calabria. A San Martino, ancora oggi, dall'Abruzzo alla Campania, si fa una pizza farcita di crema, altre cose, eccetera, e ci si nasconde un quattrino. Poi si offre e quello a cui capita la fetta con il quattrino, insomma, è fortunato. C'è un documento di Napoli, 1382 mi pare, in cui si parla di una festa, il giorno di San Martino, quando si fa la pizza col quattrino, però non c'è ancora il pomodoro. Quando arriva il pomodoro, la fantasia napoletana soprattutto, eccetera, crea questo nuovo prodotto di una piattaforma di crosta più o meno cotta, spessa, eccetera, sono le varietà, col pomodoro, la mozzarella, poi si arriva, aggiunge il basilico, eccetera. Ma la cosa sarebbe finita più o meno nell'uso locale, non molto fuori di Napoli. Dalle documentazioni raccolte, qui c'è un altro studioso, Paolo D'Achille, poi vi cito questi due libretti, mi dispiace che non l'abbia pubblicato in Rubattino, ma insomma ne pubblicherà altri che possono circolare molto. Questo, mangiare la pizza col pomodoro e la mozzarella con o senza basilico era un uso prevalentemente napoletano. Fuori di Napoli questo cibo di strada, come si chiama oggi, non era molto diffuso, veniva considerato una cosa popolare, poi uno si sporcava, eccetera. Fatto sta che adesso che è stata fatta ampiamente la storia di pizza, si sono raccolte anche testimonianze di questo genere. A Milano negli anni 30 era stata aperta una pizzeria napoletana, cioè fallì, nessuno andava a mangiare la pizza, ma che è sta storia, ti sporchi tutto, ma poi insomma piace, non piace. Quindi non aveva avuto grande successo. Ma dove invece la pizza napoletana aveva cominciato ad avere successo e a arricchire pizzaioli? Negli Stati Uniti d'America. I pizzaioli napoletani importano la pizza in America, questo alla fine dell'Ottocento, dove naturalmente le abitudini di mangiare per strada, eccetera, come a Napoli, erano diffuse. Quindi questo cibo veloce e saporito fa fortuna
negli Stati Uniti e diventa addirittura, nell'ambito dei rapporti con la colonia italo-americana molto importante in America, eccetera, spesso occasione durante le campagne elettorali. I presidenti, i candidati presidenti vanno nella comunità italo-americana che procura molti voti a mangiare la pizza. E gli offrono la pizza. La pizza comincia a crescere di quotazione. Ma questo avveniva in America. Con l'invasione americana, durante la Seconda Guerra Mondiale, la pizza torna dall'America. La grande fortuna dei pizzaioli è dovuta all'occupazione americana. Tant'è vero che in occasione di alcuni dibattiti, eccetera, eccetera, gli americani dicono no, la pizza è una tradizione americana, no, è napoletana, importata in America, riportata, questo è vero, in grande considerazione dal costume americano. Fatto sta che ormai la pizza nelle varie combinazioni gastronomiche è il cibo italiano più diffuso nel mondo. Come lo cucinino altrove è un altro discorso. Mi è capitato di andare per qualche tempo in Giappone, dove la cucina è completamente diversa. Eravamo durante una sera in giro io e mia moglie, vediamo pizzeria, oh che meraviglia, però fatta dai giapponesi, non era assolutamente paragonabile. Però la parola pizza è un'altra parola che ha viaggiato il mondo. Ha dato anche altri significati. In questo libro del collega Paolo D'Achille si parla anche di altri significati che non hanno nulla a che vedere. Si chiama pizza il rotolo del film, della pellicola, raccolto in quella perché somigliava a una pizza. E forse proprio a Roma, chissà perché, questa parola ha assunto un altro significato. Che pizza, mamma mia, cioè che noia, che peso, come se l'impasto a vederlo eccetera di per sé comunicasse l'idea di una cosa che ti si mette sullo stomaco, mentre questo non è vero. Quindi poi è quel discorso del professor Sabatini è stato una pizza, qualcuno dirà, cioè una noia. Però parlava di pizza, sto scherzando su di me. Dunque, le parole. Anche due parole che sembrano familiari, semplici, scherzose, come ciao e pizza, ma rivelano la storia, le abitudini, i rapporti, i fatti economici, i fatti bellici, perché le guerre mescolano le popolazioni, eccetera. Allora, studiare le parole naturalmente può sembrare un invito alle cose di poco conto. Uomo di poche parole, di molti fatti, significa una persona che sa quello che fa. Però senza la parola, e qui la scuola, torniamo alla scuola e concludiamo con la scuola. Attenzione, che la caratteristica della specie umana che ci differenzia dagli orangutang, dai bonobo, eccetera, che sono molto simili a noi, è la parola, il linguaggio. Fonico prima di tutto, perché abbiamo i suoni, se l'orecchio è sano, i suoni delle parole degli altri arrivano al cervello, si organizzano e io possiedo la lingua. Se il cervello dà ordine agli organi della bocca, la bocca riproduce quelle parole e possiamo comunicare. E questo è fondamentale. È come un esercizio che si impara in palestra a parlare. Ogni buon genitore, specialmente mamme, quando hanno il bambino davanti, gli parlano muovendo bene bene le labbra. E quello impara, e come, eccetera. Poi è venuta la lingua scritta. La lingua scritta è un'invenzione
molto recente, non più di 5.000 anni fa, siamo agli albori della storia. Che cosa ha rappresentato questa invenzione secondaria per il linguaggio? Un potenziamento sia della riflessione che della comunicazione. Della comunicazione è facile, perché quando avranno scritto su un coccio di argilla fresca poi messa al forno e indurito un conto, una comunicazione, si poteva spedire il coccio, arrivava la lettera. E questo prima, che ci sono altri sistemi, si mandano degli oggetti, una corda con tanti nodi, tante cose per comunicare un pensiero, ma è vago. Quando io invece posso registrare in alcuni segni i suoni della lingua, ho duplicato la lingua. Però questo apprendimento della lingua scritta non è così facile, spontaneo, sempre richiede istruzione, imitazione. Ci vuole un'organizzazione che ti insegni i valori dei segni. E questa è la scuola, nata proprio per questo. Ora dobbiamo concludere, naturalmente, tenendo conto che per imparare bene la scrittura non bastano gli occhi, occorre la mano, perché è la mano che incide fortemente nel mio cervello i segni della scrittura. Se io mi abituo a disegnare le lettere con calma, con agilità, eccetera, il mio cervello apprende il valore di quei segni. Qui mi rivolgo ai docenti di scuola primaria che affrettano l'insegnamento della scrittura manuale ritenendolo secondario. È fondamentale perché il cervello impari la lingua scritta. Quello che si fa con le mani resta più impresso dentro. Il computer viene dopo. Questo oggi è un problema gravissimo, perché non insegnando alla mano a disegnare bene, creiamo dei falsi disgrafici e dislessici che vengono esonerati dai compiti scolastici e non sapranno leggere e scrivere di fatto per tutta la vita. Anche se balbettano qualche parola, la lingua scritta si passa attraverso gli occhi, devo vedere, se ho dei difetti compro gli occhiali, ma passa fortemente attraverso la mano ben educata a tracciare le lettere e reggere con leggerezza la penna. Anche questo poi ci permette di vedere le parole. E da qui nasce la capacità di riflettere sulle parole. La lingua scritta serve appunto a questo. Poi la produciamo con il computer, con la macchina stampa, con gli editori, quello che vogliamo. Ma se la mia mano non produce le parole chiare, ben scritte, il mio cervello non le impara. La parola ci caratterizza rispetto agli animali, altrimenti loro sono più bravi di noi. Gli manca la parola, si dice, e non è poco. Il professore ci ha accompagnato in questo meraviglioso viaggio con le parole, grazie alla sua straordinaria capacità comunicativa, e sento di interpretare il pensiero di tutti ringraziandola. E speriamo in un prossimo appuntamento qui a Soveria o comunque nei dintorni. Grazie professore. Grazie a voi.